Allora, ore 21:26, grazie che siete qui presenti, siete riusciti ad arrivare. Allora, mi chiamo Walter, sono il promotore insieme a un'altra persona che tra poco vi introduco e vi presento, sono il promotore di questa serata. Evidentemente noi stasera vogliamo ardentemente ricordare un grande artista che in una qualche maniera è caduto nel dimenticatoio, ma anche grazie a questo mio piccolo lavoro, che è un libro dedicato a lui, in qualche modo siamo riusciti a riportare all'attenzione dei media, degli appassionati. Allora, io ho scritto un libro, molti, soprattutto a casa mia, la mia famiglia ha detto: ma Walter, ma chi te l'ha fatto fare di sbaglio? È un lavoro di circa 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di giornalismo. E io ho sempre risposto, sia a casa mia che ai miei amici, ho sempre risposto: io non avevo da leggere il libro che avrei voluto leggere su Claudio Rocchi. E allora ho detto: siccome nessuno l'ha fatto, lo faccio io. Per cui, tanto per cominciare, questo, quello lì è il libro che io avrei voluto leggere. Però ho in mano un telefonino per un motivo molto semplice: che questo libro io ho cercato di condividerlo prima come fonti, poi dopo anche regalandoglielo, tra virgolette, a alcune persone particolarmente importanti per Claudio Rocchi. Una di queste persone è sua figlia, Chai, che in questo momento è peraltro una virgolette grande artista, o meglio, è una persona che sta producendo delle graphic novels, sta lavorando anche nell'ambito cinematografico, e sua figlia Chai, oggi che è all'Isola d'Elba, mi ha scritto a proposito del libro qualcosa che motiva un autore. Cioè, chi te l'ha fatto fare? Te l'ha fatto fare che la figlia di quel musicista ha scritto così: l'effetto farfalla fa parte della teoria del caos. Il minimo battito d'ali è in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Questo ho pensato leggendo il tuo libro. Ho scoperto qualcosa di nuovo su mio padre e per questo ti sarò sempre grata. Allora, io ho scritto: sai, scusa, posso leggere queste cose stasera? E lei mi ha risposto di sì, e quindi io ve l'ho letto. Allora, in un qualche modo, questo è il motivo per cui un giornalista si mette a scrivere un libro. Cioè, se la figlia della persona, del personaggio su cui ha scritto, ti scrive cose così, uno dice: ok, dai. Poi dopo l'ho girato alle mie figlie e mi hanno detto: papà, dai, dovresti essere commosso. In effetti è vero. Quindi sono contento semplicemente perché sono riuscito a riportare un personaggio all'attenzione di tanti, non di tutti, di tanti. Abbiamo fotocopiato alcune copie dell'articolo che è uscito qualche giorno fa sul Manifesto, tanto perché Festinese, veramente il collega del Manifesto, ha veramente colto il senso di questo libro. Insomma, questa sera è una serata tra amici che cerca di ricordare un grandissimo artista. Io ho fatto una piccola parte del lavoro, la gran parte del lavoro l'ha fatto Andrea Zampieri, che adesso chiederei di venire qua. Un applausone ad Andrea. Da stasera Andrea non si chiama più Andrea, ma si chiama Amedeo, perché sulle locandine, per una serie di disguidi con il grafico, che peraltro è mia figlia, tra virgolette, per cui è tutta colpa mia, non lo so come è venuto fuori Amedeo. Io lo so perché io conosco un Amedeo Zampieri, quindi sono quei classici lapsus del cazzo che insomma viene fuori che da stasera sei Amedeo. Allora, io ho messo la mia parte di introduzione, a te la seconda parte. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. È una serata importante perché ovviamente capita 10 anni e qualche giorno dopo l'ultimo volo magico di Claudio. Io questa sera qui racconterò solo 2 o 3 cose, 2 o 3 peculiarità di Claudio Rocchi, che io ho conosciuto in veste di amico, penso di poterlo dire, anche se
La frequentazione è durata poco tempo, qualche anno direi, poi lui si è trasferito in Sardegna, io non l'ho più frequentato personalmente. Per cui vi racconterò poi nei momenti opportuni di come l'ho conosciuto e di quello che poi ho fatto per lui 5 anni dopo la sua scomparsa, perché sono due episodi peculiari che possono raccontare bene la personalità di Claudio, anche se uno dei due è avvenuto 5 anni dopo la sua scomparsa. Credo che ci sia molto di lui nella personalità mia e di Walter e di tutti voi che siete qui stasera, perché ci ha insegnato delle cose come uomo, al di là del musicista, della vita di musicista. Ne parla benissimo Walter nella sua biografia. È una biografia scritta proprio come io l'avrei voluta, l'ha già detto lui prima, ma lo ripeto, ne leggo tante di biografie di musicisti, alcune sono veramente scandalose, ci si ritrova a leggere cose che guardando internet si trovavano certamente sparse e non ben organizzate ovunque. Qui c'è tanto materiale che non si conosceva, tant'è che la stessa Chai ci racconta che ha imparato anche lei qualcosa di nuovo. Quindi ripasso la parola intanto a Walter e torno dopo per raccontarvi un paio di cose. Grazie Andrea. Come ci siamo detti anche nel momento in cui ci siamo invitati, questa tendenzialmente è una serata di racconti, tanti ricordi, un po' di musica, un po' di ottima musica e non svegliamo immediatamente. Allora, la storia di Claudio Rocchi non è che dobbiamo raccontarla, molti di voi la conoscono, chi vuole se la può leggere. Io personalmente l'ho incontrato attorno al 73, attorno all'inizio dell'estate del 73, io avevo 14 anni e circa 6 mesi dopo mi è capitato di poterlo andare a trovare a casa sua. Però noi stiamo parlando di un artista che in quel momento probabilmente era, come hanno detto tutti, il principe degli hippie, ma soprattutto era il musicista o la persona che incarnava il sogno di tanti, il sogno di tantissimi, il sogno che potesse essere il sogno alternativo o il sogno hippie o il sogno epico, poetico, mettiamola come vogliamo. Era per tanti di noi l'uomo che incarnava soprattutto le domande.